quali utensili servono per iniziare lo svezzamento del bambino? Quindi che cosa comprare per lo svezzamento? Bene, questa è la domanda che andremo a fare alla nostra super collega nutrizionista, ma prima di iniziare lasciate che ci presentiamo brevemente. Io sono Matto Silva, osteopata neonatale e pediatrico. Io sono Dell'Oro Federica, biologa nutrizionista, mamma di Lavinia e autrice del corso autosvezzamento pratico, facile e senza stress che troverete sul sito dottorsilva.com. Ve lo lasciamo qua nel link in descrizione ed entriamo subito nel vivo dell'azione. Allora Fede, che cosa serve a dei genitori per iniziare lo svezzamento nel migliore dei modi, o meglio l'autosvezzamento nel migliore dei modi? Allora, in realtà all'inizio potete anche non comprare nessun utensile, dipende poi dal seggiolone che avete scelto di acquistare, perché se il vostro seggiolone ha già un vassoio, per i primi assaggi potete utilizzare direttamente il vassoio per appoggiare i pezzettini di cibo da far provare al vostro bambino. È anche molto più grande di un piatto, quindi avrà un'esperienza tattile, potrà manipolare il cibo in uno spazio più grande, quindi si divertirà ancora di più. Se invece non avete il vassoio, o comunque quando dai piccoli assaggi diventa un piatto, un pasto vero e proprio, dobbiamo iniziare a comprare dei piatti. Vi sconsiglio di prendere quei piatti super colorati in plastica, perché come vi dirò nel videocorso, purtroppo sono presenti delle sostanze tossiche, tra cui gli interferenti endocrini, per cui potete utilizzare o dei piatti in silicone o dei piatti come questo in bambù. Ne esistono in commercio di diversi tipi, alcuni sono dei piatti come questo, quindi senza essere divisi, e li potete utilizzare ad esempio per fare dei piatti unici, non so, risotto col sugo di pesce, risotto con delle verdure, miglio risottato, oppure ci sono anche questi che sono già scomposti in tre scomparti che vi permettono quindi di fare il piatto scomposto e di capire che cosa state mettendo nel piatto. Qua vi facciamo vedere che abbiamo una parte, quella più grande, composta dal carboidrato, in questo caso la pasta, può essere il riso, può essere il miglio, la quinoa, un altro cereale. Le due parti più piccoline devono essere invece occupate da una fonte proteica, in questo caso le lenticchie rosse decorticate, può essere carne, pesce, formaggio o uovo, e qui la parte di fibra, quindi i nostri ortaggi, ovviamente cucinati e tagliati in sicurezza, morbidi e a bastoncino. Per quanto riguarda invece le posate, allora, l'autosvezzamento prevede di far manipolare il vostro bambino direttamente, quindi di farlo giocare con gli alimenti. Ma ci sono alcuni alimenti tipo questo, quindi un riso, un risotto, che difficilmente riusciamo a prendere con le mani. In quel caso lì potete utilizzare dei cucchiaini. Mi raccomando, non imboccate il bambino, ma precaricate il cucchiaino, aiutatelo solamente a portarlo poi alla bocca o avvicinatelo, sarà lui stesso a prendervelo quando è pronto per mangiare. Che tipo di cucchiaini esistono? Allora, esistono dei cucchiaini molto morbidi in silicone, o cucchiaini addirittura che si chiamano pre-spoon, che potete dare proprio d'inizio svezzamento, o vi do un suggerimento anche prima che sia pronto per lo svezzamento. Io ho fatto così con la mia bimba, nella cesta dei tesori, quindi nei suoi giochi, in modo tale che diventasse un oggetto familiare. Invece, quando precaricate voi il cucchiaino, o quando sarà più grande il bambino, quindi che utilizzerà la forchetta per infilzare da solo gli alimenti, meglio che questa parte sia in acciaio, perché avrete provato, ma una forchetta non in acciaio è difficile, è difficilissima da utilizzare e non pinza bene gli alimenti, sarebbe frustrante per il vostro bimbo. Per quanto riguarda l'acqua invece, sempre ad inizio svezzamento in realtà il bambino non ha bisogno di acqua, quindi potete iniziare senza nulla, perché la maggior parte del pasto è composta ancora dal latte materno o formulato. Però è bene inserire, per far familiarizzare anche qui con gli oggetti, ad esempio un bicchiere. Questo è un bicchiere piccolo in silicone, o se non volete acquistarlo, una tazza. Una tazzina di queste dimensioni, quindi piccolina, meglio magari in ceramica che in vetro, che possa essere presa direttamente dal vostro bambino. Se siete fuori casa, per l'acqua potete utilizzare o una borraccia, meglio ancora se ha il coperchio che si trasforma poi in bicchiere, che è sempre il modo migliore per offrire l'acqua al bambino, oppure quando diventano più grandi c'è questa che è già dotata di cannuccio. Mi raccomando, cannuccia e non beccuccio,
o biberon, che non vanno bene invece proprio per il tipo di movimento che il bambino fa. Allora, ovviamente l'hai anticipato anche la prima cosa che hai detto, è il seggiolone, l'altro utensile che di sicuro serve per la parte di svezzamento, l'abbiamo dato per scontato e l'hai già spiegato, e vogliamo parlare anche delle bavaglie. Sì, allora, non sono anche quelle lì obbligatorie, ma sicuramente se fate un autosvezzamento il bambino è libero di sporcarsi e quindi è meglio averle. Ci sono diversi tipi di bavaglie, alcune che hanno anche una parte, diciamo, un contenitore per raccogliere i pezzi di cibo che cadono, altre invece hanno addirittura la manica lunga. Quelle però solitamente sono idrorepellenti, sono simili a quelle che poi il bambino utilizzerà quando pittura, quando disegna, comodissime per non sporcare i vestiti, ma con delle sostanze che a volte possono essere tossiche, quindi vi consiglio di limitare quelle per le uscite, quindi se andate al ristorante o da amici e il bambino è vestito bene, ovviamente è un peccato sporcare, altrimenti usate la classica bavaglina, sempre guardate i materiali che siano sicuri, che non contengano sostanze tossiche. L'hai spiegato perfettamente anche nel PDF, se non mi ricordo male. Sì, c'è un PDF esatto che troverete nel videocorso con i suggerimenti per gli acquisti e con quali sostanze tossiche evitare. Oltre ovviamente a tutto il resto del videocorso, oltre a un menù di 30 giorni, quindi 60 pasti, 60 piatti bilanciati per lo sviluppo del vostro bambino, più tutte gli spuntini, le colazioni e tantissimo altro nel videocorso autosvezzamento pratico, facile, senza stress. E che dire, grazie mille Fede, sei stata super esaustiva, grazie a voi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!